In realtà questo non è l'insegnamento del Buddha, anzi il Buddha ti dice che anche se tu avrai tutto quello che vorrai, sarai infelice lo stesso. Anche se tu non ti distaccherai dalle persone che vorrai, sarai infelice lo stesso. Il Buddha ti dice anche se tu potessi vivere in eterno, diciamo, sarai infelice lo stesso, perché la felicità non dipende da queste cose, ma noi interpretiamo in questo modo. È per questo che le ho chiamate le quattro non nobili verità, perché se queste verità fossero no, cioè se voi aveste la mente nobile, se voi aveste, sentite, scrivetemi se sente, perché Laura dice che non sente, ma Laura è anziana, vecchia e rinco. Quindi scrivetemi se sentite, grazie. Quindi questo è un altro punto fondamentale da prendere in considerazione.